questa piccola seduta di allenamento alcuni esercizi per la schiena. Ci siamo occupati in un altro momento di esercizi per gli arti inferiori, oggi faremo una serie di esercizi per la schiena, precisamente muscolo quadrato dei lombi. È un muscolo che soprattutto in questo periodo in cui le persone sono vincolate a rimanere sedute per tanto tempo, tende a contrarsi, quindi questi esercizi possono essere utilissimi per dare sollievo e soprattutto per generare un allungamento positivo per quanto riguarda la parte bassa della schiena. Io durante la seduta che adesso andrò a eseguire vi mostrerò la tecnica corretta per ogni esercizio, che comunque vi ricordo durante l'allenamento ogni esercizio va tenuto per un tempo che va dal minuto al minuto e mezzo. Sono esercizi di stretching posturali molto interessanti e direi a questo punto di entrare subito nel vivo della seduta e vi mostro il primo esercizio. Partiamo con la squadra al muro. Innanzitutto avviciniamo un tappetino sulla parete, ci posizioniamo più vicini possibile, alziamo le gambe e ci avviciniamo alla parete. Possiamo tenere il sedere lievemente in lontananza rispetto alla parete, schiena perfettamente dritta al tappetino e lentamente, tenendo le spalle appoggiate, andiamo a portare su le braccia. Dobbiamo mantenere durante tutta l'esecuzione una respirazione quanto più diaframmatica, quindi deve essere la parte addominale a gonfiarsi. E come detto prima, teniamo la posizione per un minuto e 20 secondi, volendo anche di più. Lentamente, girandomi di lato, mi riporto di nuovo al terreno. Giro il tappetino, andiamo a vedere un'altra serie di posizioni. Di nuovo, mi sdraio sul tappetino. Questo, anche l'esercizio precedente andava ad allungare tutta la catena posteriore. Focalizziamoci adesso sul muscolo quadrato dei lombi. Il primo, semplicissimo. Mi sdraio sul tappeto, porto sulle gambe, al petto, e tengo la posizione. Anche in questo caso la posizione va tenuta per un periodo di un minuto e 20 secondi senza nessun problema, alternata poi con una gamba per volta. E anche in questo caso teniamo la posizione per un minuto e 20 secondi. Dobbiamo sempre ricordarci di tenere la schiena dal terreno, non totalmente piatta. Per chi ha problemi alla parte lombare può tranquillamente porre un cuscinetto di un diametro, di un'altezza di 10 cm per alleviare eventuali fastidi alla parte bassa della schiena. Per isolare il muscolo quadrato dei lombi inoltre possiamo fare un'altra posizione ulteriore, ossia andiamo a sdraiarci sempre sul pavimento, ci giriamo di lato e teniamo la posizione. Anche in questo caso, prima da una parte e poi dall'altra. Vi ricordo sempre che tutti questi esercizi vanno eseguiti con un tempismo abbastanza controllato. Non dobbiamo sviluppare eccessive tensioni a livello muscolare, perché si rischia di degenerare in problemi poi muscolari, che possono essere anche più o meno importanti. Quindi massimo controllo, ma sempre sotto soglia di dolore e allungamento progressivo. Vi ringrazio anche oggi e ci sentiamo nei prossimi giorni per altri video.